State ascoltando Ma Sei Serial, il podcast di Gamesurf dedicato alle serie TV. Io sono Chiara Poli e oggi parliamo dei Soprano. Un film lungo 6 stagioni. L'ho sempre definita così la serie di David Chase, al secolo David De Cesare. I Soprano è una delle serie simbolo del crollo dei confini che separavano, una volta, cinema e televisione. Siamo nel 1999, a gennaio. Il primo degli 86 episodi dei Soprano va in onda su HBO, network via cavo. Basta l'episodio pilota e critica e pubblico impazziscono. Le 6 stagioni della serie con James Gandolfini, firmata da Chase e trasmessa interamente da HBO, sono anche agli occhi del pubblico un unico lungo film. Un film in cui ogni singola inquadratura restituisce in qualche modo il sapore del cinema con la C maiuscola e in cui i personaggi risultano talmente credibili da farti pensare che esistano davvero, così come sono. Nei Soprano il cinema ha un ruolo di primissimo piano anche all'interno della narrazione. I personaggi vengono sovente inquadrati mentre sono intenti a guardare vecchi film e il personaggio di Christopher, Michael Imperioli, ha il pallino delle citazioni cinematografiche. Tanto che nella 6ª stagione firma come produttore un film horror incentrato su un gangster zombie in cerca di vendetta. Inoltre, molti grandi del cinema, oltre naturalmente alle star che hanno accettato di indossare i panni dei protagonisti, sono apparsi nella serie come guest stars, da Lauren Bacall a Ben Kingsley, da Sydney Pollack ad Annette Bening. Le pluripremiate e imperdibili vicende dei Soprano raccontano la storia della famiglia malavitosa guidata da James Gandolfini nei panni di un boss che, dopo aver iniziato a soffrire di attacchi di panico, entra in analisi. Tutto inizia nel 1998, quando David Chase, appassionato di musica e di gangster movie e già apprezzato autore televisivo, per esempio dell'originale Kolchak The Night Stalker, la serie che aveva ispirato Chris Carter per X-Files e di Agenzia Rockford, propone al network della HBO una serie TV incentrata su un boss della malavita, presentandola fin dal primissimo momento come una serie senza peli sulla lingua. Inutile dire che quella di HBO, soprattutto in quegli anni, era la porta giusta a cui bussare per un progetto così coraggioso, che seguendo le vicende personali di un boss della malavita avrebbe approfondito per la prima volta in televisione i meccanismi che regolano la vita criminale del New Jersey, dove è ambientata la serie. I Soprano, che io definisco appunto quel film lungo 6 stagioni, è diventato, come vi raccontavo, oggetto di culto già dopo la messa in onda del primissimo episodio dell'episodio pilota. Nell'arco delle sue 6 stagioni, però trasmessa in America fra il 99 e il 2007, la serie si è portata a casa la bellezza di 21 Emmy Awards, 5 Golden Globes e un'infinità di altri premi. Il segreto della serie, che cattura l'attenzione dello spettatore fin dalla splendida sigla, risiede in un elemento apparentemente insospettabile per uno show così complesso e articolato: un rigorosissimo equilibrio fondato sulla costante ricerca di semplicità. L'originale punto di vista, infatti, è quello dell'uomo qualunque che guarda un uomo qualunque, che per caso si chiama Tony Soprano ed è a capo di una famiglia di gangster italo-americani. James Gandolfini, nel ruolo che è senza dubbio il ruolo della sua vita, ci presenta un uomo come tutti gli altri, che si divide fra casa e lavoro, fra famiglia e famiglia, perché le famiglie sono due. Come molti, Tony è sottoposto ad un forte stress che gli causa attacchi di panico. Così, dopo le iniziali riluttanze, decide di affidarsi alle cure della dottoressa Melfi, Lauren Bracco, entrando in analisi. Tony ipnotizza il pubblico con l'apparente normalità che lo contraddistingue in ogni occasione, perfino quando picchia qualcuno, perché Tony picchia, o quando, ancora peggio, prende per altri delle decisioni definitive,
e con definitive intendo letali. Sempre costretto a guardarsi le spalle, conscio di non potersi mai fidare di nessuno, e si scopre perché nell'arco dei vari episodi, Tony è determinato a sopravvivere il più a lungo possibile, impresa non facile. Alterna magistralmente attimi di calma e furiosi accessi d'ira, tenendoci sempre col fiato sospeso, perché non sappiamo mai come reagirà o cosa farà. Tony Soprano è così. È semplice nel suo essere lineare e coerente con se stesso, ma non con la nostra idea di coerenza, ed è imprevedibile, proprio come la serie di cui è protagonista, semplice e imprevedibile. Una combinazione vincente che insegna ai telespettatori, episodio dopo episodio, le regole del mondo di Tony e delle sue due famiglie. Quella che divide con la moglie Carmela, una Edie Falco in forma strepitosa, e quella che condivide con tutti i suoi affiliati e lo zio Junior, un indimenticabile Dominic Chianese. I Soprano rappresentano senza ombra di dubbio una delle migliori serie di tutti i tempi. Grazie a un accurato lavoro di sceneggiatura e a magistrali interpretazioni, lo show di David Chase si è costruito un equilibrio unico nel suo genere, fondato su momenti duri e violenti che si alternano a momenti in cui la violenza finisce per stemperarsi in due chiacchiere al bar, oppure in una riunione di famiglia a base di ziti, fra un traffico illegale e un'estorsione, fra una recita scolastica e una festa in famiglia. Fin dalla sigla, I Soprano si presenta come una serie di altissima qualità. Il brano scelto come sigla di testa per I Soprano è Woke Up This Morning della band inglese Alabama 3, nota come A3. La voce profonda del leader della band accompagna Tony nel tragitto in auto che lo porta verso casa, sulle note di una canzone che racconta la storia di una persona che gira armata, ma che certamente non è un poliziotto, quindi parliamo di un gangster, prescelta per fare grandi cose, ma destinata a mille difficoltà, perché è nata sotto una cattiva stella. Un criminale incoraggiato dalla madre, che gli ripeteva quanto fosse speciale, e al tempo stesso un criminale spiazzato da un padre assente, che non gli ha mai insegnato la differenza fra il bene e il male. I legami familiari, cioè il punto nodale dei Soprano, sono fondamentali anche nella canzone scelta come sigla. E non a caso. Si parla di amore materno, di pistole, di sfortuna, di destino segnato, di grandi ambizioni e di eventi pronti a sconvolgerti la vita. La sigla di coda, invece, varia da un episodio all'altro e in diverse occasioni ripropone anche uno dei brani ascoltati durante l'episodio. Generalmente si tratta di un brano particolarmente significativo per testo e atmosfera rispetto ai fatti appena narrati. Altre volte invece i titoli di coda sono accompagnati da un brano tormentone per un personaggio, come nel caso di Carmela, la moglie di Tony, che per un certo periodo ascolta ininterrottamente Andrea Bocelli mentre canta Con te partirò. E sulle note di questa canzone, Carmela sogna di fuggire lontano dalla routine della sua casa, del suo matrimonio e della sua vita. Oppure, come nel caso di Christopher, più volte accompagnato dalla colonna sonora di qualche celebre film che ve lo dico a fare, a cominciare dal Padrino, per la sua passione per il cinema, la sigla ci ricorda quanto siano importanti i singoli personaggi nell'insieme dei Soprano. La scelta delle immagini fin dalla sigla è di una semplicità disarmante. Un uomo percorre un tragitto alla guida della propria auto e si tratta di un tragitto che per la precisione va da New York alla sua casa del New Jersey. Normalmente i film e le serie TV, come sapete, mostrano il percorso inverso, cioè dalla casa al lavoro, dove in realtà succedono i fatti interessanti. E i fatti interessanti, se si è nelle vicinanze di New York, accadono sempre nella Grande Mela. Nel caso dei Soprano, invece, è evidente che si tratta del contrario. Gli affari di Tony, per quanto complicati, se vogliamo definirli così, non sono mai complicati interessanti quanto la sua vita privata. Accompagnato da un sigaro, Tony Soprano guida verso casa. Percorre il Lincoln Tunnel, attraversa New York ed Elizabeth,
sullo sfondo del viaggio, Tony e noi con lui, riesce a scorgere i simboli di New York e dell'America tutta. Le Torri Gemelle, le cui immagini sono state eliminate dal montaggio della sigla dopo l'11 settembre. La Statua della Libertà, l'impagabile skyline di Manhattan. Seguite tutte queste immagini da visioni fugaci della periferia, della ferrovia, delle case tutte uguali, in fila una accanto all'altra. Case che nascondono interi universi da esplorare e che a Tony però non interessano. Lui vuole solo arrivare a casa, alla sua casa. Il nido, la famiglia, sono queste le cose che alla fine contano davvero per Tony Soprano. L'infedeltà, le attività criminali, le lunghe assenze da casa, nulla di tutto questo conta davvero. Quando varca la soglia della sua lussuosa villa, Tony Soprano torna a essere un marito e un padre, intento ad assicurarsi che nulla e nessuno, nulla che possa rappresentare un'intrusione dall'esterno, insomma, possa turbare la pace della sua casa e della sua famiglia. Lo scopo di mostrarci queste immagini dal finestrino dell'auto di Tony in maniera, diciamo, un po' sfocata e veloce è quello di sottolineare il mondo diverso in cui Tony vive e lavora. Noi siamo sempre stati abituati a film e telefilm ambientati nella Grande Mela, in cui New Jersey e la città di Newark vengono spesso citati ma mai mostrati. Questa volta invece è il New Jersey ad essere protagonista assoluto e con le immagini della sigla di testa, gli autori, capeggiati dal creatore David Chase, vogliono sottolineare l'importanza di questa scelta. È quasi come se annunciassero al pubblico: state per scoprire un mondo di cui nessuno prima d'ora vi ha mai parlato. E la premessa di questa sigla non viene certo tradita dal contenuto della serie. La colonna sonora ha comunque ricoperto un ruolo fondamentale nei Soprano. Sono stati distribuiti diversi CD musicali con la musica ispirata o tratta dai Soprano e io ce li ho tutti. Nel periodo in cui la serie era ancora in produzione, vennero commercializzati The Sopranos, Music from the HBO Original Series, che conteneva brani tratti dagli episodi delle prime due stagioni, e The Sopranos, Peppers and Eggs, Music from the HBO Original Series, che faceva riferimento invece alla musica utilizzata nello show fino alla terza stagione e conteneva anche dei pezzi di dialogo tratti dagli episodi più rilevanti. E poi c'è un CD particolare, vi sto parlando della musica per arrivare a questo. Si chiama Forget About It, scritto proprio Forget About It, Music You Heard on the Soprano, uscito nel 2004 in un box set con 3 CD, che è stato distribuito prima della chiusura della serie con un grandissimo successo. Conteneva la sigla di testa, le canzoni più famose ascoltate durante gli episodi, dai brani di Perry Como, Frank Sinatra, Connie Francis, Jefferson Airplane, Flamingos e via dicendo. E Forget About It è quello che in italiano è stato tradotto con Che ve lo dico a fare, che te lo dico a fare, che è la frase di rito che i membri della famiglia malavitosa, la seconda famiglia di Tony Soprano, si scambiano anche come intercalare, come sorta di mezzo di riconoscimento fra loro. Tutto ciò che riguarda i Soprano, dalla sigla ai gadget, alle colonne sonore, ha sempre qualcosa che lo lega intimamente al contenuto della narrazione. Infatti, l'ultimo CD uscito con la colonna sonora si chiama Badabing, come il locale che Tony usa come, diciamo, copertura per il riciclaggio di denaro e tutti gli altri traffici. Ed è un CD riepilogativo di tutte e 6 le stagioni della serie. 3 CD con brani di Dionne Warwick, sempre Sinatra, Dean Martin, Drifter, Ella Fitzgerald, Temptations, Benny Goodman. Una colonna sonora veramente straordinaria che io possiedo, come tutti gli altri gadget che vi raccomando di tenere d'occhio. I Soprano, al di là della storia che si propaga per 6 stagioni e ci regala dei momenti indimenticabili, io vi dico soltanto 2 cose, in caso non l'abbiate ancora vista e vogliate recuperarla: Adriana la cerva e stagione 5. E non ho altro da dirvi. È una serie talmente celebre, amata e conosciuta che tutto ciò che riguarda i Soprano, come vi dicevo, diventa di culto.
perfino quando è stato messo all'asta il guardaroba di Tony Soprano. È stato assegnato per l'incredibile cifra di $187,000, ovvero quasi 5 volte la cifra che Christie's si aspettava di ricavarne. Il ricavato dell'asta, naturalmente, è stato devoluto da Gandolfini all'associazione Wounded Warrior, che si occupa tuttora di aiutare gli ex militari feriti in battaglia e le loro famiglie. Ma non c'è solo questo con l'intento benefico e la volontà di trasformare oggetti di culto per i fan in qualcosa di positivo. C'è anche qualcos'altro. La passione per la cucina, che è diffusa nei telefilm molto più di quanto si tenda a pensare, come appunto in Casa Soprano. A me, per esempio, sono venuti subito in mente, parlando di cucina, delle serie TV, i famosissimi Ziti di Carmela Soprano, moglie di uno di quei personaggi per i quali la cucina e il buon cibo non sono mai un problema secondario. Può succedere qualunque cosa, può crollare il mondo, ma Tony Soprano deve mangiare primo, secondo, contorno e possibilmente dolce caffè a mazza caffè. Perché? Perché la cucina dei Soprano ricorda come l'Italia sia famosa e conosciuta in tutto il mondo per l'ottimo cibo. E non lo diciamo solo noi italiani, ma anche i turisti. Lo diciamo perché è universalmente noto, ok? E i Soprano, da bravi rappresentanti dell'amore per la cucina italiana all'estero, fanno sì che il cibo giochi un ruolo fondamentale all'interno della loro vita, ma anche all'interno degli sviluppi delle loro storie. Così gli Ziti si accompagnano alle braciole delle frequenti grigliate in Casa Soprano, mentre le ormai famose sfoggiatelle, pronunciato così perché anche i nomi delle pietanze giustamente vengono italo-americanizzati, si accompagnano ai macaroni, allo zabaglione col GL, alle torte di famiglia le cui ricette segrete sono più preziose di un segreto di Stato. E tutte queste ricette sono state raccolte in un libro, ottenendo un enorme successo editoriale. The Sopranos Family Cookbook ha svelato agli americani i segreti per ottenere spaghetti nella cottura perfetta, cosa molto facile e scontata per noi, ma certamente non per loro, e lasagne gustose, tanto per aumentare ancora la qualità della confezione Soprano, praticamente perfetta sotto ogni punto di vista, tranne che per un dettaglio. Perché oggi, quando ripenso ai Soprano, non posso fare a meno di pensare anche alla prematura morte di James Gandolfini. L'attore è mancato ad appena 51 anni ed è morto di infarto il 29 giugno del 2013 qui, a Roma, in Italia, mentre era in vacanza. In quel paese di cui ha parlato per 6 stagioni in TV, il suo paese d'origine. E in quel paese che, mentre lui giaceva esanime, ha permesso che qualcuno gli rubasse l'orologio. Una macchia indelebile e senza rimedio per tutti noi fan italiani, ma in un certo senso qualcosa che sarebbe potuto tranquillamente succedere a Tony Soprano. Per concludere, non possiamo non parlare del finale dei Soprano. Tony Soprano entra in una tavola calda, si siede, c'è un jukebox sul tavolo, seleziona una canzone, è Don't Stop Believing dei Journeys. Attaccata alla porta c'è una campanella che suona ogni volta che qualcuno entra nel locale. E ogni volta che la campanella suona, Tony alza lo sguardo. Entrano anche dei tipi loschi. Lui li guarda senza espressione. Poi arriva Carmela. In seguito lo raggiunge anche AJ, mentre altri tipi loschi continuano a entrare nel locale. Uno di loro va in bagno. La famiglia inizia a ordinare, anche se stanno ancora aspettando Meadow in ritardo perché è fuori, che non riesce a parcheggiare. Tenta più volte un parcheggio S che proprio non le riesce. Finalmente Meadow riesce a parcheggiare. Esce dall'auto e attraversa la strada. Poco dopo la campanella suona. Ci aspetteremmo di vedere Meadow che entra nel locale. E invece, mentre i Journeys dicono Don't Stop, tutto si blocca sullo sguardo di Tony. E lo schermo va a nero. I Soprano finiscono così, con una non fine, perché il destino di Tony Soprano è segnato da tempo. Non era necessario farcelo vedere. David Chase l'ha spiegato anche molti anni dopo la conclusione della serie. Quello sguardo di Tony che si blocca segna la sua fine, ma non serviva a mostrarlo. Alla prossima!